Odotti, allora è cominciato ottobre. E che cosa si fa a ottobre oltre che festeggiare il mio compleanno e cucinare castagne? Accende il fuoco. Stiamo organizzando il mio compleanno, anche se mi sono rotto il cazzo di festeggiare, ve lo giuro. A che binario? Allora Dotti, oggi abbiamo invaso casa di mia suocera nuovamente e stiamo prendendo un brutto vizio. C'è pure Gaia. C'è pure Gaia appena operata. E questa non è oggi, ma mi hanno fatto una tortina. Mi moglie ha voluto a tutti i costi che mi mangiassi una tortina perché mi vuole far morire subito di diabete, di glicemia alta, giusto? Anche se a me i dolci non piacciono. Guardate le torte come i vecchi. Guardate che aspettano la pensione. Questa è la tortina di mia moglie. Ti piace? Il sangue, sicuro? Manuel, quello stronzo di Manuel. Oh! Peter, che diavolo stai facendo? Non riesco a dormire, domani è il mio compleanno, Lois. Tutti lo conoscete come il personaggio della statistica, ma io lo conosce anche sotto altre vesti. Come? Lo scoparo. Personaggio che pulisce le piscine piene di melma. E lui, coraggioso, si è fatto il bagno, però è coraggioso. Allora Dotti, voi non immaginerete mai che cosa cazzo stiamo andando a fare. Cioè praticamente mio figlio si è fissato che deve avere il casco perché deve venire in moto con me, quindi stiamo andando a comprare il casco alle 8:20 di sera e la signora gentilmente ci sta aspettando che noi arriviamo. Mo vi mostriamo il casco. Allora Dotti, siamo venuti qui da Outlet Motor Store e mio figlio finalmente ha scelto casco. Lo vogliamo provare, Federì? Sì! In diretta? Sì. Lo proviamo? Sì? Prima del moto! E quindi tu? Sì. Subito? Sì. Va bene, dai. Dai, provalo. Forza. Vediamo un po' come ti sta. Ok. Mato. Vai. Girate di qua. Tira su. Mamma mia, fantastico! Ma che cazzo! Usa il mio telefono, dai, prendilo. Stai riprendendo tutto questo, sì. No? Sì. Ci stai facendo fare figure di merda proprio, no? No, la gente deve ringraziarvi. Ashley, look at me. No. Abbiamo un titolo molto allusivo, è sputtanamento totale. Ah. Allora Dotti, voi dovete sapere che in casa Trotta Biasi non ci si riposa mai. Qui è un cantiere aperto, per esempio. Qua. Che cosa cazzo abbiano fatto comunque? Ma hanno smontato e rimontato il cesso. Poi, qui, stanno svuotando e riempendo la piscina. In the kitchen, qualcuno sta testando il forno. Ma non uno normale, che trovi all'IKEA. Un forno a legna, direttamente in cucina. Quindi non ci si riposa mai. È un test continuo questa casa, un cantiere aperto. Poi abbiamo anche coloro che si sono operati in degenza. Andato bene? Andato bene? La nostra piccolina. Comunque l'umanità è strana, raga. Quando non c'avevamo i soldi e c'avevamo solo la vasca stretta, volevamo la doccia grande. Quando abbiamo avuto più soldi, non avevamo la vasca e avevamo la doccia grande. Adesso che abbiamo una sala da bagno, io non riesco a capire. Cerchiamo le ristrettezze per lavasse, no? C'è l'oggi. Cioè, io non capisco.
C'hai 24 metri quadrati di vasca e te metti dentro una bacinella? Stai fuori di testa proprio. Comunque, l'umanità è strana e lo resterà sempre. Vedo che hai trovato il sacro pesco della celestiale saggezza. Allora, Dotti, oggi sono arrivati ospiti speciali, eh? Buongiorno. Io sto da tempo. Infatti, torniamo indietro, torniamo indietro. Faccio parte del motivo al CERT. Ci stiamo raccontando i motivi per cui siamo costantemente alcolizzati, in gaina, come dice Filippo Champagne. Comunque, ci stiamo preparando alla festa, dai. Allora, adesso devo mettere a bagno i piedini, gli stessi che vendo su OnlyFans, che mi garantiscono adesso un introito abbastanza alto, perché sono tutti fetish ormai online, no? Mettiamo questi piedini a bagno nella nostra bacinellina. Ah, l'acqua fredda, non doveva essere calda l'acqua? Col sale, il bicarbonato? In teoria. Dacci. La prendo sempre nel culo. Uomini om con piedi con patate. Avec le pied, avec le pomme de terre. Comunque continua il nostro pedicure per adesso, perché la manicure l'abbiamo terminata. C'è un olezzo di pecorino sardo stagionato 57 mesi, giusto? Infatti lei sta piangendo come se stesse, come si dice, tagliando cipolla di Tropea, quella tosta. E poi di là c'è sta chi deve aiutare mia figlia, che è una capra a scuola, a fare i compiti, vero zii? È una capra? È una capra. Di la verità? Sì, una ciuccia proprio. Una ciuccia? Dillo, dillo, tutto quello che pensi. Online. Si deve impegnare di più. E dagli i scalpellotti dietro. Aspetta. Dagli le mazzate, le mazzate. Dovevi scrivere i tempi. Se questi stanno già sul libro, perché li dovrei copiare? L'ha detto una maestra. Meglio, impara a scrivere, vai. È una ciuccia, vero? Dovevi scrivere i tempi. Ah sì, è una ciuccia? Sì, sì, un po'. Ciuccia. Più. No, un po', tutta. Un po', un po'.
cacchio di diavolo è stato? Pazzia! Il ragazzo è pazzo! Ehi! Allora, Dotti, la festa continua. In un ristorante top, Casa Mita, di Pulsano. Cominciano ad uscire le prelibatezze. Qua mangiano come scannati e bevono ancora di più. Poi so io che bevo. Mi sa che non piace a nessuno mangia qua. Si stanno a lamentare tutti, eh? Vero, Egi? Sì, guarda. Guardate, adesso se menano pure la cameriera. Poi sembra che... No, infatti. No? Questo è raccolto, questo è asparago nostro, non quello grosso. Qui è la sezione IMSS. IMSS, pensionati, ce l'abbiamo detto. E dove? No, niente. Devo allargare. Dottore, poi devi fare un brindisi, eh? Bevi? Che fai? Bevi? Ah, per schiarire la voce. Ragazzi, sui bicchieri. Sui bicchieri, per favore. Sui bicchieri, per favore. Oggi ci troviamo in una location top, Casa Mita, con tante persone splendide, il boss e soprattutto Roberto Colavita. Salute. Salute a tutti. Qua sono sempre operativa questi video, ma è meritocratica questa situazione, quindi dobbiamo fare necessariamente un video crudo, come se non ci fosse un domani, crudo come se non ci fosse un domani e un dopodomani. Stiamo procedendo bene, diciamo.